c'è l'arbitro e io mi ci nascondo. E tu, quindi, non mi riesci a vedere. Ok. La mattina sono venuti i carabinieri a casa e gli hanno detto a mia madre: signor, ci sarebbe da firmare un foglio. Un foglio? Qua mi alzo e vado a prendere i vestiti e porto al centro. Sì, signor. L'autopsia di suo figlio. Come l'autopsia? Suo figlio è morto stamattina all'alba. Così gli hanno detto a mia madre che ero morto.
immaginabile. Per lo Natale intanto mi dice il nome e il cognome, dove e quando è nato. Allora, che via? Via Ciro da Urbino? 5500170. Lavora? Lavoro in un lavoro. E coniugato, figli? No, sono già lì. A precedere. È umida l'aria qua di sera. Le luci sono ancora spente e attorno l'aria è scura scura. Le luci si accendono tardi di notte a Torpignattara. L'odore di muffa, mica di lavanda. Non mi piace il sonnato. Questo però non l'ho detto mai. Ah sì, solo a mio padre gli ho detto una volta, ma stavo incazzato in un bar. A mia madre no, non gliel'ho detto mai. Il cane mio piscia sempre sotto lo stesso albero. Che sarà? Un pino. Mi sa che è un pino, ma io di alberi non ci capisco niente. E il cane mio piscia e sotto la terra si fa granulosa, come se fosse sabbia. Ma mica è sabbia, è terra, che pure che sto fatto la differenza si vede. Pare sabbia, però si vede che è terra. Vai. Io la prima cosa mi chiedo lo storico con me. Sì. Allora, questo momento in poi lei ha la facoltà di non rispondere, ma anche se non risponde il processo proseguirà il suo corso. Se risponde le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lei. Se renderà dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi estranei, potrà essere chiamato a deporre come testimone con le garanzie. Però mi piacerebbe, no, averci davanti al mare. Mi piacerebbe andarmi a far bagno a Ostia, col cane mio che mi guarda, che un po' si butta in acqua e un po' c'ha paura. Mi piacerebbe portarmi nipote al parco, vederlo a naso giù sull'altalena. Mi piacerebbe sentirmi chiamare, zio, zio, che mi compri? Che ne so, che mi compri? Che buoni ragazzini. E il gelato. Zio, che me compri il gelato? Certo che te lo compro. Mi piacerebbe che si avvicinasse una ragazza, che mi dicesse che è figlio tuo. E io gli direi, no, ne famo uno io e te. Mi piacerebbe che mi dicesse di sì, però mi piacerebbe pure se mi desse il ceffone, perché sono stato indelicato. Ammazza però, quanta è bella. Mi piacerebbe chiudere un grillo in un baratto, come facevo quando ero pischello, vederlo che si dimena, che gli manca l'aria, e poi liberarlo all'ultimo momento, vedere i zombie che fa, che torna libero. Mi piacerebbe andare allo stadio, mi piacerebbe che vincesse la Lazio, mi piacerebbe portare un regalo a mia madre e dirle scusa, ma per tutto quello che ti ho fatto passare, per le cazzate che ho fatto. Mi piacerebbe tornarci dentro a sto parco, con i capelli bianchi a dare a mangiare i colombi come un coglione. Mi piacerebbe venire qua a dare a mangiare i colombi come un coglione. Mi piacerebbe diventare vecchio. Io mi rivedo innocente per quanto riguarda lo spaccio, mi rivedo invece per quanto riguarda la detenzione, per lo suo personale. Invece mi mozzico le labbra, mi mozzico, e mi si stringe il cuore, che mi tremano le mani e i piedi, mi tremano le gambe, mi tremano, anzi, una gamba sola, mi ficco sotto al lenzuolo di sto letto d'ospedale, di sto letto d'ospedale di merda, odora di muffa pure qua, di chimico, di medicinale, di sudore stantio, di panni sporchi, di cane bagnato. Mamma, ma, vieni a piglia, mi sono fatto piccolo piccolo, mi sono consumato, ma... Pigliami in braccio,
Però quando entri devi chiudere gli occhi. Fa finta che è una sorpresa, che non puoi vedere. Ah va, falle chiudere gli occhi a mamma quando mi venite a pigliare, che non mi deve vedere così. Allora io sono seduto a 7 di dottrina a terra. Mannaggia! E ferma! Diciamo. Ferma che mi sono scordato una cosa! Era importante, era! Mi sono scordato! Niente! Mi sono scordato! Che ce devo fare? Che ce posso fare? Mi sono scordato, non c'ho avuto il tempo! E il tempo non c'è sta mai! Che se te mettono fretta, poi ti scordi le cose! Che uno non ce l'ha mai pronte quando gli servono! Che se me lo dicevano, mi sarei messa a cantare una canzone, così, per fermatto. Ma ora la canzone non mi viene, così, senza pensarci, che mi servirebbe un po' di tempo, che ci dovrei pensare. Aspetta, sento pure freddo, sento. Niente, non mi viene. Adesso non ci va più regolarmente. No, no, non sono più segnato, cioè, anche se ho l'esenzione. Fino a un discorso, ho ancora l'esenzione della questione di dipendenza e delle epilessia, perché soffro di epilessia. Ancora poi c'ho pure la celiachia e altre forme di cose. Però mi è venuta a mente una poesia. Come ho fatto a pensarci così tutto d'un botto? Però non mi piace, non vuol di niente sta poesia. Mo mi pare che non l'ho mai capita. Non ha mai voluto di niente, mo peggio di prima. Mo che mi fa male tutto, che mi sono consumato dentro a sto letto d'ospedale. Non vuol di proprio niente e mi fa perdere solo tempo. Sta sicuro che se mi serviva una poesia mi mettevo a cantare. Ma una canzone non mi viene, niente. Aspetta. Al cane mio, mo chi ci pensa? Chi ci pensa, mo, al cane mio? Diteglielo alla mia sorella che ci deve pensare a lei, per forza ci deve pensare a lei. Ilà, scusa, non te volevo rompere i coglioni proprio a te che c'è tuo marito e due figli. Ilà, scusami. Scusami, là. Non mi sto a lamentare, non mi sto a lamentare, mi sto zitto, però che cazzo. Ve l'ho detto, mi fate male, mi state ammazzando. Sti pezzi di merda, manco si fermavano. Peso 52 kg, ma che non lo vedete? Ve l'ho detto, mi dichiaro tossicodipendente. Io sono anemico, ho la celiachia, l'epilessia, un sacco d'altre forme di cose. 31 anni c'avevo, 31 anni. Aspetta. Ma sono ricordata una canzone. Come faceva? Mo va canto, Come faceva? È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, persino il tuo dolore potrà guarire poi. Meraviglioso, mi hanno massacrato sti pezzi di merda, mi hanno sfigurato che manco mia madre mi riconosce. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, t'hanno inventato il mare. Tu dici non ha niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Sti pezzi di merda, c'avevo 31 anni, una vita davanti, m'hanno massacrato. Il pane di una donna che ama solo te. Meraviglioso!
detto a Paolo.